Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua ritornati nella CSM versus guerra civili. Sì! E si può notare che è aggiornata perché non c'è più Twitter ma X. Oggi dove andremo? Andremo nella Costa d'Oro, Costa d'Avorio / Liberia. Minchia, non vedo l'ora. Ed eccoci qua spawnati subito nel gioco e noto che ci sono cose piuttosto nuove e differenti. Prima di tutto, il simbolo del dollaro. Va bene, cose sulle leggi di cui non me ne frega niente. Questo lingotto qui, ah ok, è il political screen ed employment. Oh no, no veramente adesso dobbiamo pensare anche all'occupazione della gente. Ma questo è bellissimo, sarà un parto. Abbiamo un PIL di 1,5 miliardi di dollari, però con un PIL pro capite di 1889. E la produttività, un indice che determina l'output del nostro paese. Se la produttività è più alta di 1000, noi avremo dei large bonus che boosteranno la nostra economia. Ok, interessante. E mentre invece questo cos'è? The Ledger. Porca vacca, gli Stati Uniti c'hanno 8 wrist slot. Gli Stati Uniti giustamente sono primi con 13 tera e noi credo che saremo molto ma molto in basso. Siamo verso gli ultimi posti, vero? Quasi. Però abbiamo un PIL più alto del Liechtenstein. Poi ho notato che abbiamo un più qui sopra. Clicca per un display configurabile. Se tipo volessi vedere unemployed rate, mi fa vedere quante persone sono disoccupate. Energy balance 0,99. Cosa dovrebbe essere questa cosa? Non ne so nulla. Quindi in pratica è un mini shortcut. Io metterei anche weekly balance. Ora, ho visto questa cosa dell'energia. Che cosa significa? Ti prego, non mi dire che... Cioè, hanno messo anche questa cosa. Porca vacca. Bella aggiunta comunque. Quindi adesso abbiamo, a parte l'esercito, i disoccupati, dobbiamo anche fare da managing con l'energia elettrica. Allora, per come ho capito, poi mi se sbaglio, se voglio avere delle fattorie civili che funzionano, ho bisogno di queste energie, di questa energia elettrica. Esercito, noi siamo in guerra con chi? Con la Guinea e la Sierra Leone, però noi abbiamo al nostro fianco le Armed Forces Revolutionary Council. Io li rubo subito le forze, così abbiamo un'addizione, altre 9 divisioni. Pianifichiamo queste divisioni qua, le metterei qui, mentre queste altre le terrei qua. Risk speed meno 47%, come non mai avere un punto in bonus in più per la ricerca, mai, eh. E di focus tree credo che non ci sia niente di nuovo. Ho notato che abbiamo 0 di fattorie civili e militari. Se voglio avere un'industria ho bisogno di 4 fattorie. Come faremo ad avere 4 fabbriche? Semplicemente andremo con il naval reform, un naval basis, un'altra naval basis. Con questo siamo a 3 e basta, non c'è più nient'altro, niente. I miei piani sono appena scoppiati. Iniziamo con questo. E noi partiamo già come nazionalisti, quindi siamo già con la corrente giusta. Va bene, io direi che possiamo partire. Posso cambiare anche bandiera? Sì, non è cambiata poi così tanto. E che cosa posso dire della Liberia? La conosco semplicemente per George Weah, il giocatore, e Edwin Barclay. E basta. Avrei bisogno di guadagnare, anzi di comprare qualcosa. Ma nessuno vuole? Ah, ecco perché non posso comprare, perché non hanno un'opinione alta rispetto a 50. Mi odiano? Quindi ti prego, America, non odiarmi. Oh, no, c'è Bill Clinton. Allora faremo tutto da soli. Però qui piano piano stiamo sfondando e iniziamo già a macinare un po' di army experience. E qui mi stanno sfondando. Veloci? No, non ci abbiamo fatto. Cerchiamo di provare a fare almeno qui una prima sacca. Abbiamo fatto il primo danno. Forse ci facciamo fuori anche queste 4 divisioni di milizia. Dai su, dai su, dai su. 99, perfetto. Prima sacca sistemata. Tu stai lì fermo. Minchia, se qua vinciamo diventiamo ricchi. E abbiamo perso solamente 188 uomini. Proviamo a fare una roba del genere. Ok signori, il primo paese sta per cadere. Zor Zor entrerà a far parte del mio legittimo
ultimo nonché potente paese. È caduto. Benissimo, Monrovia la integriamo e ora puntiamo al nord, come si chiama? Alla Guinea, così accerchiamo Freetown. E perfetto, con Monrovia abbiamo ricevuto 2 fattorie civili, benissimo, e ne utilizziamo 3. La Guinea vuole una pace? No, ci avete trascinato in questa dannata guerra e adesso ne subirete le conseguenze. Quindi iniziamo a muoverci e a terminare questa guerra civile il prima possibile. Anche se però in verità noi l'abbiamo conclusa la guerra civile, adesso dobbiamo far fuori i paesi esterni, la Guinea esterna. E ok ragazzi, credo che ormai anche la Guinea, una delle 3 Guinee, stia per cadere. Quindi facciamo questo push finale a Conakry, mentre qua mi stanno pushando al sud. Oh, no, non devo perdere questo stato fantoccio. E c'ho un rise slot in più, questo perché ragazzi miei, il mio PIL è aumentato. Siamo arrivati a 56 miliardi. E comunque vada, la mia disoccupazione è aumentata al 23%. Yeah. E direi che inizierei con un bel puppet. Andiamo con l'ultimo push qui verso Freetown. Il mio stato sta per andare in default, vorrei evitare. Dai, ti prego, 99%. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta! E ufficialmente siamo in pace! Adesso che cosa ci basta fare? Questo, niente, datemi 2 secondi che fissiamo la nostra bella Liberia. Ah, e se ve ne siete accorti, monarchia. Perché? Perché sì. E finalmente andiamo in guerra di nuovo. Piccolo update, ho mangiato i miei stati fantocci, infatti il cibo della Sierra Leone e della Guinea era molto buono, molto squisito, e diciamo che abbiamo qualche claim qua sulla Costa d'Oro e nella Costa d'Avorio, fino a poi arrivare qua in Nigeria, che sarà credo il nostro nemico finale. Ma adesso non ci pensiamo, perché dobbiamo sfogarci contro la Guinea Bissau. Credo che sarà molto semplice questa battaglia. Attenzione, loro spostano già una divisione lì. Quindi entriamo a Bissau. Oh no, la capitale ora è Gabu. Micchia, quanti fornimenti, gentilissimi. E la Guinea Bissau, primo paese a cadere, lo annettiamo direttamente e via. Ci spostiamo in Costa d'Avorio e almeno un pochino l'economia iniziamo a sistemarla. In verità piano piano l'ho fissata, l'ho fissata un pochino e posso, attenzione, andare in economic boom. Sì, perché la Russia è in guerra con la Turchia, l'Armenia sta sfondando, ecco perché, perché la Siria aveva la garanzia di indipendenza della Russia. Magari avrà anche qualche possibilità di riconquistare tipo Hatay, ok, l'Iraq. In Afghanistan c'è Mohammed Zahir Shah, perfetto, la dinastia Bakrazai, Afghanistan è diventata una monarchia. Beh, questa è molto ilare come cosa. In Ucraina, Timoshenko, Fatherland, demonetizzazione is the way, shadow ban è attivo. Attendiamo. Ah beh, in verità siamo già vicini al prossimo conflitto. Non abbiamo abbastanza divisioni, lo so, ma loro c'hanno milizia. Sì dai, non sono male. Iniziamo. E intanto inizierei a giustificare anche contro il Mali. Molto lentamente sfonderò. Grazie Slobodan delle tue armi. Cosa sta succedendo qui in Ucraina? Timoshenko, hai bisogno di una mano? Repubblica di Charkiv, c'è Luhansk, c'è il Donetsk, ma anche qua sotto c'è qualcosa di nuovo, l'Odessa. Mi sa che qua l'Ucraina avrà i grossi dolori, come anche la Turchia. Oh mio Dio, l'Armenia si sta espandendo anche fin troppo. La Turchia è stata papetizzata 2 volte e il Kurdistan è libero. Questa è la Turchia della Siria e questa
e la Turchia della Russia. Però attenzione, hanno preso veramente Hatay e i curdi si sono espansi di più. Vabbè, giusto, loro hanno liberato il Kurdistan che poi si è andato a fondere con il Kurdistan. Sì, quindi voglio fare una bellissima cosa. Questo grande Kurdistan, gigantesco, giustamente, devo fare una cosa importante, garantirgli l'indipendenza. Califfato di Khartoum, anche se non c'hanno Khartoum, ennesimo shadow ban della giornata. Evviva! Con fatica, qui sto facendo una mega sacca e stiamo anche per entrare nella capitale a Yamoussoukro. Avanziamo sempre verso Abidjan. Intanto voglio vedere come va l'Ucraina. Il sud, Odessa, è stata conquistata e questa bandiera, Tarasenko. No, no, l'Ucraina, la Crimea. Sono estasiato, irorato di reiranza. E ora magia, faremo scomparire due paesi nello stesso identico momento. E il primo paese è andato in meno di un minuto. Speedrun, speedrun. Ok, allora, avevo claimato solo questa parte qua sotto. Pappetizzerei tutto il Mali. Liberian Malaya, perché l'Algeria ha preso il Sahara maliano, Easter Mali. Attenzione, ha cambiato bandiera. Impero del Mali, bandiera dell'Impero del Mali. Cosa sta succedendo qua? No, ti prego, no. No, no, no. Perché, signori YouTube, non è colpa mia. Ragazzi, io me ne vado. Non posso farci niente. Non so che cosa dirvi. Almeno abbiamo risolto il problema. Nel futuro non succederà niente. Ed è arrivato il momento dell'ultima battaglia. E stiamo sfondando. Qui sopra abbiamo sfondato. Va bene, prendi, vai a Ilorin e punta verso Abuja. Qui al nord cerchiamo di chiuderli almeno dietro a questo fiume, il fiume Niger o Niger. Lagos l'abbiamo presa, perfetto. Quindi andiamo avanti verso il Benin e nel delta del Niger. E l'Etiopia qui non ha ancora completato la sua annessione dell'Eritrea. Abbiamo anche un attacco dal sud per Abuja. Grazie Ucraina che mi mandi del materiale. Attacco totale verso la capitale. Abuja presa, capitolata. Bene, ed ecco qui la nuova Nigeria senza Lagos. Ovviamente la sicurezza prima di tutto. E ok ragazzi, qua la Liberia si è espansa per bene. Abbiamo un PIL di 1,788,876 miliardi di dollari, con un PIL pro capite di 13.000, quindi sono quasi 1.000 dollari al mese. E niente ragazzi, io direi che il video lo termino qua. Spero che vi siate divertiti e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene e ricordatevi, non fate mai arrabbiare George Weah.